Grazie e buonasera a tutti. Come vedete, l'intelligenza artificiale è arrivata a avere un presentatore robot, come in questo caso. Allora, grazie per la presentazione e grazie soprattutto a Laura per aver messo un po' di chiarezza in un mondo un po' confuso, quello dell'intelligenza artificiale, anche perché il mio specifico obiettivo è quello, se possibile, di confondere le acque il più possibile. O meglio, provare a vedere perché abbiamo così tanta difficoltà a relazionarci con questa bestia. Partiamo da una cosa semplice, come la sua definizione. Intelligenza artificiale, sono due parole, no? Allora, la prima è, vabbè, partiamo dalla seconda. La seconda è artificiale, che più o meno dovremmo avere tutti chiaro in testa cosa vuol dire. Sul fatto che sia intelligenza, sulla questione dell'intelligenza, già incominciamo a vacillare. E quindi il 50% della locuzione intelligenza artificiale già non è chiarissimo. Ora, proviamo a vedere, faremo un esperimento abbastanza semplice, proviamo a vedere cosa dicono banalmente le pagine Wikipedia, che cosa sia. Facciamo base. Allora, prendendo quella italiana, cosa da cui penso tutti avrebbero cominciato, l'intelligenza artificiale è una disciplina che studia se e in che modo si possono realizzare sistemi informatici intelligenti, dove cosa voglia dire nessuno lo sa, in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. Quindi l'idea che diceva prima Laura nella presentazione, l'idea è io voglio cercare di mimare quello che è il comportamento umano. Ora andiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo nel mondo anglosassone e vediamo che cosa dicono. I signori anglosassoni dicono l'intelligenza artificiale è l'intelligenza delle macchine o dei software in contrapposizione all'intelligenza degli esseri umani o degli animali, cioè diametralmente l'opposto di quello che dicono gli italiani. Okay? Cioè proprio il concetto esattamente che sta dall'altra parte. Tanto per dire quanto è chiaro questa definizione e questo campo. Poi, siccome sono americani tendenzialmente hanno le idee ben chiare di come fare i soldi, ti dicono subito come si fanno i soldi, cioè le applicazioni di intelligenza artificiale includono motori di ricerca web, recommender system, eccetera, eccetera. Allora, una suggestione, secondo me è abbastanza interessante per chi ha avuto l'occasione l'anno scorso di partecipare a questa conferenza, l'hanno data il signor Carmago Molina e Stephen Fallows, era una conferenza alla SIISA. E il primo è un fisico, il secondo è un tuttofare, è un personaggio poliedrico, fa sceneggiatore, produttore, un po' di tutto. E hanno voluto fare questa conferenza perché hanno fatto degli esperimenti su ChatGPT, di cui parlava prima Laura, e mostrare un po' alcune delle considerazioni che volevano portare avanti. E hanno prodotto questo bel aforisma: It's not a human, it's not a computer, it's a third thing. Non è un umano, non è un computer, è una terza cosa. E secondo me è molto bella. Ed è molto bella, ma è anche molto falsa. Perché è un computer. Cioè, non c'è poco da discutere, è un computer. Se voi provate a giocare con ChatGPT, spegnete il computer, ChatGPT non funziona più. Se voi andate a, non lo so, tutti i data center del mondo dove c'è ChatGPT, gli date fuoco, cosa succede? 40 anni di carcere. Dopo i 40 anni di carcere, comunque, ChatGPT non funziona più. Perché? Perché è un computer. Cioè, non si discute su questa cosa. Tuttavia, il signor Molina e il signor Follows ci danno anche una spiegazione del perché. E dicono, no, non lo dicono Wikipedia, lo dice il signor Molina. Non si comporta come un umano, non si comporta come una macchina. Ora, non voglio stare qui a fare ontologia e fenomenologia, però in realtà le due cose sono un po' diverse. Perché una dicono cos'è, o meglio, cosa non è, e qui dicono come si comporta. Sono due cose un po' diverse, ok? Ora, non si comporta come un umano. Vabbè, grazie, no, non è un umano. Però dicono non si comporta come una macchina. Ma è una macchina. E non è
in realtà un'idea così sciocca quella che ne ha tirato fuori? Perché effettivamente la domanda che uno verrebbe da, subito gli verrebbe da fare è: ma dunque come si deve comportare una macchina? Cioè cosa ci aspettiamo noi che una macchina faccia? E questa è la cosa interessante. Allora, per dare un po' di risposta a questa domanda, facciamo un piccolo passo indietro nel tempo, più o meno dove vi ha portato Laura prima, all'inizio. E torniamo nel 1956 da questi signori che hanno organizzato la prima Summer School sull'intelligenza artificiale. Questi qui sono dei mostri sacri dell'informatica, ok? E sono un po' i pionieri di tutto quanto. Organizzarono questa bella Summer School, quindi un ritrovo di studiosi, con l'idea di mettere le basi di quella che sarebbe stata la roadmap dell'intelligenza artificiale. Cosa dicono nel loro manifesto? Dicono: proponiamo che nell'estate del 1956 a Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire, venga condotto uno studio sull'intelligenza artificiale della durata di 2 mesi e da 10 ricercatori. Lo studio dovrà procedere sulla base della congettura che ogni aspetto dell'apprendimento o qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza possa in linea di principio essere descritto in modo così preciso da poter costruire una macchina per simularlo. Si tenterà di scoprire come far sì che le macchine utilizzino il linguaggio, formino astrazioni e concetti, risolvano tipi di problemi ora riservati agli esseri umani e migliorino se stesse. Ora, sì, ci avevano preso, qui siamo andati a parare, ma la cosa interessante, secondo me, in particolare, è la congettura che ogni aspetto dell'apprendimento o qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza possa in linea di principio essere descritto in modo così preciso da poter costruire una macchina per simularlo. Ed è un'assunzione, capite, estremamente forte. Ok? Ora, ma come si descrive l'intelligenza? Perché se questo è l'idea di base, ci sono riusciti? Certo che ci sono riusciti. E dov'è la risposta? La risposta è precisamente qua. Non è vero. Non ho la più pallida idea di cosa. Preso da un journal di analisi funzionale, che per chi non lo sa è una branca della matematica estremamente sofisticata ed estremamente triste. No, poveri matematici, noi ce la prendiamo sempre con loro. In realtà, poveri, fanno il lavoro sporco. Allora, per me questa roba qui è arabo, però per quello che l'ha scritto e per le altre persone al mondo che l'hanno letto, questa cosa qui ha senso. Cioè, ragioniamoci un secondo, cosa hanno fatto? Hanno preso dei concetti, li hanno astratti, li hanno formalizzati in modo tale da poter spedire una lettera o un'email o quello che sia dall'altra parte del mondo dove qualcun altro può leggere, intellegere, come direbbero i latini, cosa c'è scritto e realizzare lo stesso concetto che la persona che dall'altra parte del mondo si era fatto in origine. Questa è l'idea che i signori del 1956, quelli che diventeranno i mostri sacri dell'informatica, avevano. Ok? Cioè che si possa fare questo. Basta prendere l'apprendimento, scrivere una roba del genere, basta prendere l'intelligenza, l'apprendimento, scrivere una roba del genere, e il problema è risolto. Ora, domanda. Bisogna capire per farlo. Il signor Delius, che è un neuroscienziato tedesco, ha fatto un bel esperimento con i suoi studenti, una 20 anni fa circa, no, 30. E gli ha proposto questo quesito, o meglio, una serie di quesiti come questo. Quello che dovevano fare i loro studenti è presentarsi davanti a uno schermo, cui sarebbe stato proiettato una cosa del genere, e giocare a un gioco in cui dovevano indovinare A o B. Oppure una cosa del genere, A o B. Sapendo che cosa? Nulla. Semplicemente giocare. Però quello che avrebbero saputo, una volta risposto, è se avevano fatto giusto o sbagliato. Avrebbero preso dei punti se avessero fatto giusto e avrebbero perso dei punti se avessero fatto sbagliato. Fine dell'esperimento. Bene, cosa avrebbero dovuto imparare questi disgraziati? Avrebbero dovuto capire che le forme che gli si presentavano davanti, in realtà, alle forme,
Si sottintendeva una sequenza, cioè questa era la sequenza che loro avrebbero dovuto in qualche modo scoprire o capire e semplicemente dovevano dire quello che veniva prima della sequenza, cioè gli si presentava l'1, il 3, avrebbero dovuto dire 1, gli si presentava il 6 e il 2, avrebbero dovuto dire 2. Ok? Bene, l'esperimento è un'ottantina di minuti, un'ottantina di minuti. E dopodiché si è scoperto che metà di loro riuscivano ad avere un'accuratezza del 70%, cioè all'inizio tiravano a caso, quindi 50% di probabilità ci becchi, 50% no. Dopodiché, siccome dobbiamo raggiungere il 70% di media, che è quello che hanno fatto, il loro tasso di errore scendeva, 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 cioè ci prendevano sempre, sempre, sempre di più, fino ad arrivare a una media totale del 70%. E verso la fine dell'esperimento raggiungevano il 90% di accuratezza o anche di più, ok? Quindi sostanzialmente avevano risolto il problema, 50% di loro. La cosa interessante però è che la metà di loro, una volta interrogati dopo, dicevano: ah sì, certo, l'ho capito, c'è la sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quando gli chiedevi di mettere in ordine le cose lo faceva nel modo giusto. La cosa però interessantissima è che il restante 50% sosteneva di non aver capito e di aver giocato totalmente a caso. Però l'accuratezza che si raggiungeva verso la fine sottendeva al fatto che avevano capito, anche se sostenevano di non averlo fatto. E la cosa ancora più interessante è che quando poi gli si pressava per dire: ma prova a metterle in ordine, ma non so, non ho capito, tu prova, riuscivano a metterlo nell'ordine giusto. Ok? Quindi sostanzialmente sostenevano di non aver capito, ma avevano capito. Ora, uno può dire: vabbè, i numeri sono pochi, mentono, però io ho poche certezze nella vita, ma ne ho una sola di enorme certezza, che i piccioni non mentono. I piccioni non mentono mai. E quando hanno fatto lo stesso identico gioco con i piccioni imparano. Ma loro non hanno capito nel modo in cui capiamo noi, cioè nel modo in cui possiamo spiegare a qualcun altro qual è il gioco. Loro capiscono in un altro modo, sono piccioni e capiscono da piccioni. Ora, breve test. Avrei bisogno di due volontari. Chi si fa? Chi è coraggiosissimo? Sarà un test difficilissimo. Non è vero? Uno? Qualche altro volontario? Prego. Abbiamo qualcun altro che si presta? Oh, niente, po' di questo è un onore. Non c'è problema. Allora vi metterei qua, una qui e l'altra mi serve qua. Prego, si sieda. Allora adesso io ti faccio vedere delle immagini. Come ti chiami, tra l'altro? Matteo, ti faccio vedere delle immagini. No, no, è parte del gioco, devi resistere alla luce. Ok, l'hai vista? Benissimo, sono la stessa persona. Ora ti chiederò gentilmente di indovinare chi è tra queste. Chi avrebbe detto la 5? Chi avrebbe detto qualcos'altro? Ah, no, è la 5. Ci ha preso. È proprio la 5. E ora ti faccio una semplice domanda, senza citare il titolo di un film dove ha partecipato, perché ho fatto una figuraccia con dei marmocchietti maledetti che l'avevano vista, l'hanno riconosciuta e hanno detto: ah, è quella che ha fatto quel film là. Eh sì. Dovresti riuscire a dirmi perché hai scelto quella lì. Ah, no, non dire niente! No, qualcosa di fisico, ok? Cioè, sì? 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 Ok, grazie.
di sistemare. Adesso vi chiederò di shiftarvi. Grazie mille. Beh, un applauso, dai, che è stato bravo. Ha preso. Sì, no, quando per te. Sì, però dire, fa sì, poi come vuoi. Bene, ora, in base a quello che ti ha detto, ti farò vedere delle immagini e dovrai cercare di riconoscerla. È certo che devi ascoltare. Ok, pronto? Esatto. Ok, hai un quinto di possibilità di farmi fare una figura peregrina. Chi è? Porca miseria, ci ha preso, non ci credo. Beh, fategli un applauso che ci ha preso. Ora, hai tirato a caso? No, cos'è che ti ha portato a dire questo? Lui. Il colore degli occhi, cioè blu, a differenza del blu, del blu, del blu e del blu, tu dici. O i capelli rossi, a differenza dei capelli rossi, dei capelli rossi, dei capelli rossi, dei capelli rossi. Chi aveva detto la 5? Nessuno ha detto la 5. Insomma, perché? Perché hai tirato a caso oppure ci hai preso? Ok, grazie. Allora, cioè non solo non hai ascoltato, mi hai fatto fare pure la figaccia perché ci hai preso. Boh, vi ringrazio per questo semplice esperimento. La prossima volta ne metto di più. La prossima devi mettervi di più. Ora, senza nulla togliere, siamo d'accordo che dalla spiegazione che aveva dato, se l'avessi data al telefono sarebbe stata dura? Siamo più o meno d'accordo tutti o qualcuno dalla spiegazione? Non è colpa sua, per carità. Chi ci avrebbe indovinato dalla spiegazione? Ok, giuro, la prossima volta ne metto 20, vediamo se tirando a caso ci si prende. Maledetto. Allora, in realtà non è banale, no? Anzi, è praticamente impossibile. Se non ci sono delle macro differenze. Avessi veramente messo altre tre figure e praticamente era impossibile, no? Cercare di spiegare cosa abbiamo visto, no? E dire perché riconosciamo una persona rispetto ad un'altra, ok? È molto difficile farlo col linguaggio, però lo sappiamo fare. Questa è la cosa che è interessante. Ora, quindi, voi sapreste spiegare a una macchina come riconoscere un volto da un altro, cioè se non lo sappiamo dire in linguaggio naturale, cosa è abbastanza difficile. Ricordiamoci che l'obiettivo è a ogni aspetto, cioè la congettura è che ogni aspetto dell'apprendimento, qualsiasi caratteristica dell'intelligenza, possa in linea di principio essere descritto in modo così preciso da poter costruire una macchina per simularlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo stabilire una regola e esprimere in termini di linguaggio, che poi vedremo sono più o meno la stessa cosa. Ora, bene, detto questo, ora i volti, ok. Come facciamo a riconoscere tra un Manet e un Picasso? Come facciamo, ancora meglio, come facciamo a fare in modo che un agente non umano riesca a indovinare tra un Manet e un Picasso? Un po' ve l'ha spiegato prima Laura, un po' ve lo rispiego io adesso. E si fa così. Abbiamo detto la regola, dobbiamo imparare che cosa? Bene, si prendono dei Picasso, dei Monet, bastano 10, per esempio, 10 quadri in totale, non necessariamente gli originali, questo è un vantaggio enorme. Se ne prende un altro po', che mettiamo da parte per fare un test, se effettivamente il nostro agente non umano ha imparato, e poi ci vuole l'ingrediente fondamentale, che è, come tutti avrete ovviamente indovinato, lo zucchero. Basta del semplice zucchero. Poi bisogna prendere una scatola, si fa un buco così, si appiccica un Picasso da una parte, un Manet dall'altra, in versione mini. Sembra Art Attack, tipo. Fatto? E quello che serve fare è basta prendere delle simpatiche amiche come queste. Si mette lo zucchero, per esempio, solo sui Picasso o solo sui Manet e si lascia andare un po'. Dopodiché si tira via lo zucchero,
si mettono di nuovo Picasso e Manet, anche quelli che non abbiamo, che loro non hanno mai visto. E quello che è impressionante è che queste bestie sanno riconoscere dove è il Picasso e dove è il Manet. Ora, hanno capito la differenza dello stile pittorico profonda tra il Manet e il Picasso? Probabilmente no, magari sì, probabilmente no, però lo sanno fare. Questo è uno studio che hanno fatto in Australia, dei simpatici neuroscienziati australiani, quindi forse magari funziona solo con le api australiane, non lo so. Ovviamente se lo sanno fare le api, figuriamoci quelli che non mentono mai, cioè i buoni vecchi piccioni, cioè loro sono sempre comunque i top. Ora capite, c'è un sacco di bestie che sanno fare delle cose che sono mostruose, ma certamente non le sanno comunicare, perlomeno non a quel livello. Hanno sia le api che i piccioni hanno un linguaggio, ma estremamente primitivo, no? Di certo, o meno, insomma le evidenze ci possono tirar fuori, che non riuscirebbero a spiegarlo a qualcun altro. Il fatto è che col Manet e il Picasso anche noi saremmo in croce, probabilmente dovrà spiegare a qualcuno che non li ha mai visti, dire qua sì, il Picasso è quella roba lì e quella roba là. La cosa interessante è che probabilmente le api saprebbero fare anche il giochino che Martino mi ha svaccato prima, cioè di riconoscere i volti. Sono state addestrate a sostanzialmente guardare delle immagini di volti, gli si è presentata un'immagine di volto leggermente rotata da una parte o dall'altra, loro riescono a interpolare e riescono a riconoscere qual è il volto. Ok? E ancora più, in maniera ancora più impressionante, riconoscere delle sagome dei volti lo sanno fare anche dei neonati di 54 ore. Sanno distinguere delle sagome di volti da tutto il resto. È stato fatto questo studio attraverso i segnali cerebrali, e quello che è stato visto è che si attivano quando vedono dei volti o quando percepiscono dei volti rispetto a quando percepiscono dell'altro. E capite che è mostruosa questa cosa, perché allora le api lo hanno imparato ed è già mostruoso, i bambini non hanno mai imparato, vuol dire che è già scritto nel loro DNA che lo sanno fare. Ok? Bene, ma torniamo al punto di partenza. Come facciamo a spiegarlo sto giro non vi frego a un agente artificiale? Allora, un modo potrebbe essere questo. Partiamo da un caso un po' più semplice, che forse Manet Picasso dritti per dritti non è proprio la cosa più banale. Supponiamo di voler distinguere, di imparare, no? Tra immagini chiare e immagini scure. Cioè dobbiamo decidere quali sono immagini chiare e quali sono immagini scure. Per esempio prendiamo delle immagini con 4 pixel, di cui uno un po' più grande e due più piccoli, per essere ancora un po' più tricky la cosa, e vogliamo che una macchina impari a distinguere le due cose. Allora, come si fa? Un modo è questo. Prendo e ci sfracco dei numeri a su ogni pixel a seconda di quanto sono chiari e sono scuri, in gradazione di grigio, no? Più sono vicini a 0 e più sono scuri, più sono vicini a 1 e più sono chiari. Come in questo caso qua, quello lì addirittura è nero, 0. Dopodiché, cosa faccio? Prendo, per esempio questa, prendo i miei simpatici pixel e li moltiplico per dei numeri magici. Per i data scientist starò dicendo delle trivialità assolute, ma arrivo a un punto un po' più complesso. Dei numeri magici che non so quali siano. Okay? Ciascuno li moltiplico per un A, B, C, D, cioè il primo per A, il secondo per B, il terzo per C, il quarto per D. Sommo tutto, cosa ottengo? Un numero. Un numero che può essere qualsiasi cosa. Siccome a noi non piace tendenzialmente qualsiasi cosa, con un barbatrucco matematico li comprimiamo questi numeri e li facciamo sparare tra 0 e 1. E quello che vorremmo è che numeri più vicini a 1 siano, per esempio, chiaro, possiamo decidere arbitrariamente, numeri più bassi corrispondono a un'immagine scura. Ora, si può fare così, eh? Ora rimangono due problemi. Primo è capire, cioè, se questa è chiaro o scura, per esempio, no? Cioè saperlo in principio, perché deve riconoscere che cosa e dirmi se è chiaro o se è scura, se non lo sappiamo noi. Allora, un modo facile, che è quello che ha parlato Laura, è supervised learning. Come si fa? Bisogna avere un sacco di amici, come io. Gli si manda un sacco di piccole immagini, come queste. E dopodiché
gli si chiede gentilmente dimmi se sono chiare o se sono scure, e quelli sono i nostri dati. Ora abbiamo l'altro problema, che è trovare chi sono A, chi sono B, chi sono C, chi sono D. Ci sono vari modi, anche molto sofisticati, ma c'è uno che tra una volta può funzionare, come in questo caso, che è tirare a caso. Tiro a caso perché c'è un teorema che si chiama teorema di Chebyshev, o legge dei grandi numeri, che mi dice che se questa roba, se un oracolo viene giù e mi dice guarda che questa roba può funzionare, tu tira a caso, continua a tirare a caso, prima o poi, a un certo punto, non è detto quando, non lo sappiamo, ce la farà. Per avere un'analogia, pensate a i crediti verso la pubblica amministrazione, no? Quando vi daranno i soldi? A un certo punto. Quando? Non si sa, a un certo punto. Bene, io ho fatto esattamente così. Ho fissato una definizione di funzione e non funzione, ho detto quando ci piglia al 90% sono ben che contento, e ho tirato a caso. E quello che ho trovato è che, se non è morto questo, ho trovato questi numeretti qua. Ora, questi sono solo esempi, però vi garantisco che funziona. E in questo caso qui mi ha dato 0,83, che è più simile al chiaro, che effettivamente è chiaro. E in questo caso qua, invece, ho trovato 0,22, che è più simile al scuro. Sembra funzionare, io ero ben contento, quindi per me ha funzionato questa cosa. Esistono dei metodi molto più raffinati per fare in modo che la cosa vada più velocemente a imparare. Però si basano tutti sull'assunzione che questa roba qui funzioni. Cioè un oracolo me lo dica, ok? Tutti devono avere questa assunzione, se no puoi provare fino che vuoi, ma se quella roba lì non è detta che non può funzionare, non funzionerà. Allora vabbè, queste sono chiare e scure. Come facciamo con un Picasso? Che è un po' più complicata, no? In realtà non proprio, perché basta fare lo stesso giochino di cui prima. Fracco tutti i pixel qua dentro, utilizzo adesso una fraccata di numeri magici, W1, eccetera, eccetera, fino a N, per non farci mancare niente mettiamo pure un correttivo alla fine e ci facciamo sparare fuori un numero nella speranza che di nuovo sia, per esempio, vicino a 1 se è un Picasso o vicino a 0 se è un Monet. Bene, questa roba qui, per magia, non funziona. Questa roba è troppo debole, non ce la farà mai con quei pochi numeretti a farlo. Allora qualcuno è venuto a un'idea un po' perversa, ha detto ma aspetta un secondo, questo mi spara fuori un numero, facciamo che io lo prendo, lo metto da parte. Dopodiché, siccome la perfezione non c'è mai limite, dice ma io, sai che c'è, ne faccio un altro, prendo gli stessi pixel, li moltiplico per altri numeri magici, mi faccio sparare fuori un altro numero, lo metto da parte. E voi capite che siccome la perfezione non c'è proprio limite, posso farlo per tutto quello che voglio, per tutte le volte che voglio. Cosa me ne faccio di questi qua? Ormai il giochetto l'abbiamo capito, basta applicare esattamente la stessa cosa e mi farà sparare fuori un numero. Siccome adesso abbiamo delle potenze computazionali impressionanti, voi capite che è un attimo che ti scappi la mano e fai fare una robetta come questa, ok? Allora, sorpresa, questa cosa qui non funziona lo stesso, è troppo debole. Questa qui per i data scientist, chi lo sa, chi è qua lo sa, è una rettina. È piccolina e forse semplificando all'estremo il problema, ci sono anche dei problemini tecnici, però le idee, quelle che si chiamano reti neurali, quelle che sono un po' più complesse e che effettivamente sono in grado di risolvere questa task, sono basate su questa idea qui, ma sono ancora più complesse. Cosa vuol dire? O meglio, cosa vuol dire? Che problema si pone se sono ancora più complesse? Uno. Un oracolo mi deve dire che questa roba funziona. E un oracolo non c'è. Noi non lo sappiamo. Quando iniziamo a risolvere un problema, non sappiamo se quello che andiamo a costruire, quelle che si chiamano architetture, funzioneranno o non funzioneranno. Non abbiamo più pallida idea. Due. Come abbiamo visto, è una funzione matematica. Ci sono una serie di somme, di prodotti, eccetera, eccetera. Ma capite che in questo marasma qui, che diavolo vuol dire questa roba? La risposta è che non lo sappiamo neanche questo, che cosa esattamente voglia dire. Però sappiamo che funziona. Ora, qualcosa che non sappiamo esattamente cos'è, ma che funziona, l'abbiamo già incontrato forse questa sera. No? Se non ricordo male.
Ora, quindi, capite, non si comporta come un umano, non si comporta come una macchina. Siamo partiti da lì, no? Quando è uscita, quando sono uscite le reti neurali, che sono state fatte da il signor, sono state ideate, insomma, non è vero che le ha fatte lui, ma insomma, ha messo le basi, il signor Rosenblatt, nel 67, se non ricordo male, uscì un articolo in cui lui disse, sostanzialmente decantava le potenzialità infinite di questo strumento, e sono davanti agli occhi di tutti che lo sono. Ma la cosa interessante è che questo signore, che è il signor Minsky, scrisse che non era affatto d'accordo, che quello non era l'orizzonte dell'intelligenza artificiale, perché l'idea iniziale è che tutto sarebbe stato ridotto a una formula fondamentalmente, cioè loro, cioè noi, diciamo alle macchine come si fa una cosa e loro la fanno. Quello che abbiamo appena fatto come approccio, avete capito che sappiamo poco di quello che stiamo facendo, però funziona. Abbiamo visto che statisticamente queste cose qui funzionano. E quello che disse il signor Minsky è che la conoscenza deve essere formalizzata con un approccio logico. Ed è un'assunzione che è molto forte e che in realtà nella storia non è nuova. Questo era un po' il sogno di Leibniz, che parlava del suo calcolemus, cioè la sua idea era che un giorno si sarebbe arrivati al punto che qualsiasi disputa bastava mettersi giù, calcolemus, facciamo conti, e riusciamo a stabilire chi ha ragione e chi ha torto. Questo signore a destra, che viveva in una sperduta zona adesso della Russia, all'epoca era della Germania, si chiama Kaliningrad, quella volta era Königsberg. Il signor Kant invece aveva un'altra idea. Ha detto: no, guardate che la logica è una struttura che sta su, che funziona alla grande, ma che ha bisogno di qualcosa sotto, cioè dell'intuito, quelle che lui chiamava le intuizioni pure, okay? O le a priori. Sono due cose completamente opposte. Cioè, uno dice la logica farà tutto, e l'altro dice no, forse il linguaggio, cioè la logica, sapete che logica e linguaggio hanno lo stesso etimo e logos. Per i greci aveva tante eccezioni, tra cui queste due, il linguaggio, quindi la logica, ha i suoi limiti. Arriveremo fino a un certo punto. La cosa poi in realtà è andata avanti con questi due signori, la scuola logicista di Bertrand Russell, che ha cercato di portare avanti l'idea di Leibniz, e dall'altra il signor Henri Poincaré, che invece aveva un'idea completamente intuizionista, quella della scuola intuizionista. Stiamo due mondi completamente diversi. Però spero di avervi convinto. In realtà ci sono un sacco di teoremi, già fatti anche dal signor Turing, fatti dal signor Gödel e anche da un signore che si chiama Tansky, che fanno vedere che in realtà la logica da sola non ce la può fare perché ha dei limiti enormi. Cioè, o meglio, ha bisogno di dei fondamenti che la logica stessa non può dare. Sostanzialmente la ragione sta tra i due a destra. Che è una frase che suona malissimo in ogni caso. Allora, ma dunque, bisogna capire per farlo, cioè, al netto di tutto questo passaggio che abbiamo fatto. Ah, l'unica cosa su cui non sono d'accordissimo con quello che è stato detto prima è che capite che l'intelligenza artificiale, proprio per come la costruiamo, non è proprio simile alla nostra logica, perché è affetta da errore. Apprende come l'esperienza è forse più simile alla parte più istintiva, intuitiva, no? Che viene tirata fuori semplicemente dall'esperienza. E non abbiamo la più pallida idea di come impariamo a fare quelle cose. Anche pensate a tutti i gesti motori. Però funzionano. Perché? Perché sono un sistema estremamente complesso che il nostro cervello ha evoluto per imparare a fare, ma non siamo evoluti per avere un linguaggio che abbia necessità di spiegare quei concetti, perché evolutivamente non serviva. Bastava che noi riuscissimo a trasmettere determinate informazioni, mica tutte. Riconoscere i volti, per esempio, è una cosa che la natura non ci ha dato come task facile da trasformare in linguaggio. Allora, al netto di tutto questo, bisogna capire per farlo qualsiasi cosa. Cioè, adesso che abbiamo visto che più o meno si possono imparare a fare un sacco di cose senza capire assolutamente una mazza. Possiamo farne a meno della logica, del linguaggio? Provate a pensare alle interazioni umane. Provate a pensare alle
la complessità della società. Provate a pensare alla diplomazia, alla politica. È sufficiente avere un cervello primitivo o è necessario forse avere un cervello più sviluppato per svolgere queste task così complesse? Beh, la risposta è sai sparare sull'ambulanza, però a me fa ridere, se lo devi dica. Evidentemente no. No, in realtà sì, certo che è necessaria, perché altrimenti tra noi ci sarebbe completamente un muro, ok? Cioè, il linguaggio è quella cosa che mi permette, dal punto di vista evolutivo, e provate a pensare alla bomba che è il linguaggio, di poter passare a te, che non hai mai esperito quella cosa lì, il fatto che io l'ho esperita, ho capito come si fa, e ti dico che, per esempio, non lo so, da quella parte, in quella zona, è meglio non andare a cacciare, perché non c'è niente ed è strapericoloso. Tu non serve che vai lì, ti esponi al pericolo e rischi di morire. Te lo dico io, che ci sono già stato, ho fatto questa esperienza, te la passo. E questa è una bomba evolutiva. È chiaro che rispetto alle altre specie è un vantaggio enorme. Questo è il motivo per cui si è sviluppato il linguaggio, perché ne avevamo bisogno, perché funzionava, ok? E al netto di tutto questo, cercando di aver fatto capire che forse l'intelligenza artificiale fa, come dire, si avvicina per molti aspetti, non esattamente a quello che noi vorremmo, cioè una cosa chiarissima, l'interpretability si chiama adesso, uno dei grandi problemi, che è un problema enorme, perché queste robe qui fanno delle cose, sono in grado di farle, ma non abbiamo più pallida idea di che cosa stanno facendo, o poco. Ora, è doveroso andare a cercare di capirci di più, perché più informazione prendiamo, e meglio è, più sappiamo governare queste cose. Però capite che non c'è scritto da nessuna parte che questo deve per forza accadere, perché per il momento non abbiamo neanche capito bene come funzioniamo noi, o abbiamo proprio tirato fuori la superficie, ok? Abbiamo scalfito solo la superficie della conoscenza del nostro pensiero, o perlomeno di molti dei suoi, delle sue capacità. Ora vi lascio con un'ultima cosa, però, che dire che l'intelligenza artificiale in realtà ha i suoi limiti, ed è un'osservazione che ha fatto un mio amico, insomma, poi siamo diventati amici. Sceneggiatore che ho conosciuto a un film festival, che mi ha detto: beh, l'intelligenza artificiale però non saprà fare una cosa, non saprà mai fare una cosa, che è riuscire a riprodurre un dipinto, un testo, quello che volete, che sia profondamente radicato in un'esperienza solamente umana. E dice ancora di più: l'arte, come la conosciamo, ha, se ci pensate, ha la particolarità di essere polisemica, cioè di non avere un solo significato, ma averne più livelli di comprensione. E per lasciarvi, volevo farvi tre esempi di questo caso, con tre quadretti che mi piacciono assai. Il primo si chiama Giuditta che decapita Oloferne, che è di Artemisia Gentileschi, che è una scena biblica. Bella Giuditta, durante l'assedio di Betulia, si chiamava così, seduce il condottiero assiro Oloferne e per salvare la sua città lo uccide. Ora, a me sorprende perché hanno un'espressione estremamente particolare e l'ho capita solo nel momento in cui ho saputo che la povera Artemisia in realtà, cioè la Beatrice, è stata violentata quando era giovane. E allora il quadro prende tutto un altro significato. Vedete il diverso piano semantico. Il secondo esempio, questo è un pittore minore, è un francese, è un espressionista francese, si chiama Georges Duruy, che ha fatto questo ritratto di suo figlio, che all'inizio per me era solo un bambino brutto. In realtà, quando uno poi ci pensa e va a vedere, è stato fatto nel 1919, cioè 3 anni dopo che Georges Duruy, insieme alla sua famiglia, dove ha perso, nella circostanza in cui ha perso la moglie, è dovuto scappare da Verdun durante la Prima Guerra Mondiale, l'assedio tedesco, e
E suo figlio, con suo figlio in mano, ha dovuto passare attraverso le macerie della sua città, i cadaveri, e avendo perso la moglie. Quindi questo qui non è un bambino brutto, è un bambino vecchio. È un bambino che è invecchiato prima del tempo. È un bambino che ha visto più di quello che si doveva vedere. E qui di nuovo vedete il doppio livello di comprensione. L'ultimo esempio, a me piace assai, è Angie Wade, che è un realista americano. Questa è una bellissima scena bucolica, ma che prende tutta un'altra piega nel momento in cui tu sai che quella lì in realtà non è una ragazza a caso, ma è una sua amica che ha una patologia molto rara per cui è paraplegica. E chiaramente prende completamente un altro significato. E questo, capite, no? La storia che ci sta dietro, il doppio piano, okay? O i più piani di interpretazione, questo dice il mio amico regista, è una cosa che l'intelligenza artificiale non saprà mai fare. E secondo me è un peccato che è falso. È completamente falso perché il signor Turing non è mai esistito, me lo sono completamente inventato. Questo qui è stato fatto da freepik.com. Però la storia è credibile, ok? Le altre due sono vere, avrei potuto inventarmele anche quelle. Non è vero. Cioè, è solo la mia esperienza e non è stato difficile perché questo quadro mi piace veramente. Cioè, guardandolo, la storia è venuta da sé, ma è la mia esperienza con l'arte, non c'è niente di più di questo. È solo un rapporto mio personale. Il motivo vero per cui mi diceva così il mio amico regista è che in realtà l'intelligenza artificiale fa un sacco di paura e non solo, un po' perché gli sta rubando il lavoro e gli sta rubando il lavoro, ma d'altra parte perché, come diceva il buon vecchio Freud, l'umanità ha vissuto un sacco di ferite narcisistiche, precisamente lui dice tre. La prima, la rivoluzione copernicana. L'uomo è al centro dell'universo e nel giro di un Copernico viene sbattuto in una periferia remota, una galassia del cavolo oltretutto, e passa dal centro del mondo al nulla. La rivoluzione darwiniana. L'uomo non è più l'origine di tutto, ma fa parte di una storia che è partita tantissimo tempo prima e che forse finirà parecchio dopo. E la terza ferita narcisistica, dice Freud, sono io, perché l'uomo era modesto. Nel senso che con la scoperta dell'inconscio, in realtà l'uomo non è neanche padrone delle sue emozioni più remote. E la quarta, mi verrebbe da dire, è il fatto che questa super intelligenza forse ci fa sminuire un tantino troppo la nostra e quindi abbiamo paura di questa cosa. È una ferita narcisistica. Dobbiamo solo prenderci un attimo la mano. Però se pensate, queste quattro ferite narcisistiche sono le stesse che hanno i bambini quando crescono, no? Il bambino è al centro del mondo, poi capisci che non è così. Il bambino, la storia comincia da lui e poi capisce che in realtà ci sono stati i nonni, i prozii, eccetera, eccetera. Il bambino non è più padrone di tutte le emozioni, non può controllarle tutte, e il bambino capisce che non è il più meglio in qualsiasi altro settore. Ok? Ora, quindi, al netto di tutto questo, visto che l'umanità ha vissuto queste quattro ferite narcisistiche tipiche dei bambini, forse c'è farsi la domanda che cosa l'umanità vuol fare da grande e prenderne atto. Detto questo, vi consiglio di dare una letta a questo meraviglioso libro da cui ho rubato tantissimo per fare questa presentazione, del signor Giorgio Vallortigara, Pensieri della mosca con la testa storta, e detto questo, grazie per l'attenzione.